Gesù sta parlando ai suoi amici. Non sia turbato il vostro cuore. Non dovete aver paura. Abbiate fede in Dio e in me. Io sono la via, la verità e la vita. Se mi conoscete, se guardate quello che ho fatto e ascoltate le mie parole, capirete chi è Dio, mio Padre e vostro Padre. Gesù vuole spiegare ai suoi amici e a noi che Dio è in tutte le azioni buone che Gesù stesso ha compiuto. È come un passaparola. Dio ha indicato a Gesù la strada giusta. Gesù la indica a noi con le sue scelte. Se anche noi ci fidiamo di Gesù, della via che ci indica, saremo nella vita vera. Ciao bambine, ciao bambini, com'è andata la settimana? Questa domenica Gesù ci dice una cosa molto importante. Avete sentito? Io sono la via per arrivare a Dio. Le mie parole sono il mezzo per conoscere Dio. Quello che ho fatto, le cose raccontate nel Vangelo, sono le cose che tutti i giorni Dio fa per voi. Ogni volta che prendete una strada diversa dal sentiero che vi porta alla meta, papà e mamma vi avvisano e vi guidano sul sentiero giusto, prima di finire fra i rovi o di rischiare di farvi male o di perdervi. Così fa Gesù con noi. Ogni volta che abbiamo un problema con un nostro amico, con fratellini o sorelline, con un compagno di scuola, o quando facciamo fatica a mantenere un impegno e un compito, Gesù nel Vangelo ci racconta cosa farebbe Lui al posto nostro. Se ascoltiamo le sue parole, conosceremo la via da seguire per fare il bene per gli altri, cioè per essere come Lui. Scaviamo a fondo nel cuore, solo scegliendo l'amore il mondo vedrà che la strada sia. Abbiamo pensato che quando Gesù ci dice che è la via, la verità e la vita, è come se ci indicasse la strada da percorrere. Costruiamo un segnale stradale che ci indichi la direzione. Lo potremmo mettere sul comodino per ricordare l'impegno che vogliamo prendere per seguire la strada sua. Possiamo usare una scatola, disegnare la forma del segnale, ritagliare e completare con un pezzo di plastica trasparente fissato con lo scotch. Nel nostro cartello stradale potremmo mettere ogni giorno le indicazioni. Saranno gli impegni che vogliamo prendere per iniziare la via di Gesù.
Tu sei la via, Signore risorto, via verso la vita, via verso la pienezza, via verso l'Eterno, via verso il Padre. Sei la via fatta carne, sei la parola fatta incontro, sei verità fatta volto. Seguendoti, ascoltandoti, credendo in te, nei tuoi gesti e nelle tue parole, noi possiamo vedere e toccare l'amore del Padre. In questa certezza cresca e maturi la nostra fede. Amen.